È stato restaurato e restituito l'antico splendore e l'affresco di Mattia Preti sulla porta di San Gennaro, nel cuore di Napoli. Claudio Pappaia. Il telone viene sollevato lentamente per uno degli ultimi sopralluoghi tecnici a Porta San Gennaro, nel cuore di Napoli. Alle telecamere della RAI, l'affresco di Mattia Preti sulla peste che travolse Napoli nel 600 si presenta in tutto il suo splendore. I restauratori che hanno lavorato a questo restauro sono stati 10, circa 5 mesi di lavorazione, però chiaramente allungati per via del Covid. Il meticoloso lavoro dei restauratori dell'Aren riporta alla luce un dettaglio dell'opera del cavalier calabrese su quell'epidemia che sembra un'istantanea dei nostri giorni. Sopra quella donna con mascherina e la raffigurazione stessa della peste si staglia la figura della Vergine Immacolata con il bambino in braccio, affiancata da San Gennaro, San Francesco Saverio e Santa Rosalia, tutti a intercedere per la fine del morbo. Tra una settimana l'opera del pittore catanzarese di Taverna sarà restituita alla città in piena pandemia. La forza dell'arte e della speranza schierate oggi contro il Covid grazie a questo progetto del FAI promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Napoli, che nulla è costato alla collettività. Le spese vive sono state coperte grazie a una raccolta fondi coordinata dall'associazione Friends of Naples. Il resto è tutto lavoro gratuito e volontario. I pittori, i muratori, impiantisti, tubisti, cioè tutti pronti a svolgere la loro opera per questa magnifica porta San Gennaro, la più antica di Napoli.